Ma salve a tutti e benvenuti al primo video di questo gioco. Dragon Ball Z Shin Budokai 2 è un gioco di Dragon Ball, logicamente, per PSP, la cara e vecchia PSP, nonché uno dei miei giochi preferiti in assoluto di Dragon Ball. Cominciamo l'anno nuovo con un nuovo gameplay e vi chiedo scusa. Arriveranno sempre video normali sui Pokémon fatti in modo più particolare, più bello, più nuovo, quando mi ritornerà meglio la voce, perché per il momento, sentitemi, non ne ho più. Quindi sto scrivendo dei video e li voglio editare bene, perché se ho tempo di fare i gameplay che occupano meno tempo in assoluto per montare tutto quanto, almeno ho il tempo di scrivere video più carini. Andiamo avanti, adesso cominceremo la storia di questo gioco, perché poi il 26 di gennaio arriverà Dragon Ball FighterZ. Iniziamo la storia. Vi avviso subito, se non avete visto il video che ho fatto nel mio canale secondario, vi avviso subito che non sono capace molto a giocarci perché non mi ricordo come si gioca, quindi mal che vada, pian pianino, andremo avanti. Ora abbiamo il primo capitolo e vediamo che cosa succederà. Ecco come sono fatti, cioè l'inizio, il boss, il capitolo successivo, un altro boss, perché si possono sbloccare strade diverse. Facciamo con l'inizio. In un altro futuro, Goku morì e i difensori della Terra caddero per mano degli androidi. Il mondo fu sopraffatto dalla disperazione. Trunks, unico superstite, tornò nel passato dove vide Goku. Le battaglie con gli androidi l'avevano reso più forte, il passato e il futuro sono di nuovo in pace, le città sono state ricostruite, dopo anni riprende anche il torneo mondiale. Wow! Torneo mondiale, eh? Ho atteso lungo questo momento. Voglio partecipare, ma non credo che lo dirò alla mamma. Quando ti fa per me mi imbarazza, ma devo andare, sono fuori forma. La gente lo adora, è difficile credere che ci fossero gli androidi. Già ora inizia la finale, sarà meglio che mi sbrighi. Ehi, ma è mio figlio, bla 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 bla. Ok, quanto pare dovremmo fare la prima lotta. Allora, io vi spiego in linea di massima poi com'è, ma lo capite anche dalla storia. Il futuro era in pace, ma come nel passato il male fece ritorno. C'erano sia i difensori della pace sia coloro che la minacciavano. Trunks si sarebbe trovato nel cuore di una nuova epica battaglia. Prologo completato. Wow. Torneo mondiale sta per iniziare. Ci sono molti combattimenti. Chi vincerà? L'avevo già avvertito prima, questo tizio ha un'aria strana. Tu devi essere Trunks. Mostrami cosa sai fare, Super Saiyan. Di cosa stai parlando? Cos'è? Ha un'energia impressionante, dobbiamo rubarla, maestro Babidi. Sì, voglio riportare in vita Buu e aspetterò qui, occupatene tu d'Arbola. La forza di Trunks stupì e rallegrò Kaioshin e Kibit. Ma Darbula iniziò a rubare l'energia dei partecipanti al torneo. Trunks lo capì e decise di affrontare Darbula, ma... Cosa? Trunks, non andare! Non mi posso muovere, cosa mi succede? Siete dalla loro parte! Calmati, Trunks, siamo dalla tua parte, non devi affrontarlo ora. Non affrontarlo, andiamo, Kibit! Pare che qualcuno cerchi di interferire. Kaioshin! E sta scappando, non è affatto divertente. Non mi sfuggirete. Darbula inizia a distruggere la città per attirare Trunks. Trunks si liberò, ma la sua energia fu assorbita da Darbula. Che potere incredibile. Questo ragazzo non è male. Ce ne sono altri. Non ho mai visto guerrieri simili. Vediamo i suoi ricordi. Interessante. Vedi i ricordi di Trunks, il passato, la macchina, i Senzo, accidenti. Questo sì che è interessante. Attirandoli qui, la loro energia riporterebbe in vita. Boom. Affascinante. Per ora, ritiriamoci. Andiamo, Darbula. Ok, quindi... Terra. Pianeta Terra. Pianeta Terra. Ok. Terra su, difficoltà C. Scusate. Andiamo dall'obiettivo. Eccolo qui. Trunks, mi senti? Cosa? Darbula! Dov'è Darbula? Là! Tu non mi sfuggirai. Trunks, aspetta. Se verrai sconfitto, il mondo correrà un grave pericolo. E tu chi sei? Non sono stato io a lasciarli andare. Non mi fermerai. D'accordo, ma fai attenzione, ti prego. Kibit! Ecco, il tuo potere è tornato alla normalità. Hai ragione, il mio potere è tornato, grazie Kibit, e... Lui è il signore di Kaioshin. Kibit, non importa, chiamami Kaio. Grazie Kaio. Ok, presto, lo prenderò. Bene, possiamo finalmente iniziare la vera avventura in sé. Questo è il mio personaggio come piazzato, per il momento non... C'è nulla, ora ti spiegherò le schermate potenziali, vabbè. Personaggio a 9 slot, così puoi usare 9 potenziamenti per volta. Molti slot sono bloccati, quindi fai attenzione. Acquista per slot al negozio dei potenziamenti.
normali, turbo e supremi. Un potenziamento normale aumenta un valore di base come la vita. Il bonus fornito è indicato a numero compreso tra 1 e 9. Un potenziamento turbo aumenta gli altri potenziamenti. L'effetto segue la freccia, ma influenza un solo potenziamento. Sono completamente diversi dagli altri quelli supremi. Aumentano il potere delle tue mosse supreme straordinario. A differenza di quelli normali, migliorano solo le mosse supreme. Inoltre, dato il loro grande potere, puoi usarne solo uno. E questo è tutto. Ora puoi potenziare il tuo personaggio. Forza, che aspetti? Dunque, ne posso mettere 5 a quanto pare. Non ho altro se non potenziamenti normali. Ne ho giusto 3, quindi io per ora li metto perché ne ho questi. E infatti, e gli altri al momento non ci sono. Quindi il personaggio per ora è così. Mi ha aumentato l'impeto, l'attacco speciale e la vita. Quindi direi che è perfetto. È inutile che mi fai meh, perché tanto non posso avviare gioco a zona C. Allora, come avrete capito, cioè siamo nel futuro di Trunks, ma viene minacciato da Babidi e da... Mio Dio, che cacchio di grafica era! E dai nemici. Maledizione Darbula, non la passerai liscia. Ehi Trunks, questa voce l'ho già sentita nel passato, sei il Recaio? Già, sono famoso, pare che ti aspetti un'ardua battaglia. Scusa, Recaio, ma non ho tempo per parlare. Devo fermare Darbula. Calma, lo so, ma ho un consiglio da darti. Grazie. Bella risposta. Dunque, non ha attaccato solo te, ma anche la città, vero? Sì, continua a distruggerla. Esatto, tu non sei il suo unico obiettivo. Devi distruggere la città. Deve distruggere la città. Maledizione. E mi costringe a preoccuparmi di proteggerle. Anche se tu lo sconfiggi, se lui distrugge la città avrà comunque vinto. Se incontri un nemico in una città, devi starne alla larga. Ok. C'è una barra. Quando l'avversario attacca, questa diminuisce fino alla perdita della città. Quindi fai attenzione ed evita che tutte le città vengano distrutte. D'accordo. Ah, ok. Noi, tecnicamente, tramite il nostro potere... Madonna. Missione. Scusa. Mi sfidi? Ok. Quello che dobbiamo fare... Prenderò ancora un po' della tua ottima energia. È... proteggere la città e nel frattempo noi, stando dalla città, possiamo proteggerla, farla infatti sconfiggere, per favore. No. Ok, KO, ce l'ho fatta. Scusate i movimenti molto gnagnagna, ma che cosa aveva con lui nel corpo? Comunque è un pochettino difficile ricordarsi tutti i pulsanti così partendo proprio da zero, però lo faremo. Ho vinto una carta random, giusto? Sì. Ah, potenziamento normale. Non importa. Ho aiutato una città, ho sconfitto Darbula per il momento. Hai perso. Quindi, Darbula ha abbandonato la zona. Missione completata. Quindi, allora, come vi stavo ripetendo che c'era un po' di casino per i combattimenti, praticamente noi possiamo salvare la città standoci sopra e nel frattempo riprendiamo anche vita. Quindi, molto bene. Potenziamento turbo. Mi piace. Molto bene, direi. Che ovviamente poi dobbiamo utilizzare. Zona completata. Proprio così di cattiveria l'ho fatta. Ok, ci sono più caricamenti che giochi. Trunks Futuro ha raggiunto un nuovo livello di trasformazione. Ok, nuovo potenziamento aggiunto. E dove lo trovo il potenziamento? Ah, no, è sotto com'era? No, ok, aspettate. Si può, tipo, sbloccare altre zone? Credo. Non lo so. Ok, probabilmente devo fallire tipo le missioni, non lo so, perché c'è anche un modo quindi per poter, come si può dire, sbloccare la parte extra che avete visto, no? No! Allora, mi vendicherò io, credo. Poi devo andare a vedere i potenziamenti per il Super Saiyan e robe varie. Wow! Donna, che combo sto ragazzo! Guardate che il tempo è scaduto. Neanche succede. Niente. Pensavo fallisse anche questa lotta. Dai. Ok, grazie. Apprezzo molto che l'hai colpito alla fine. È finita. Stavolta una S e non una Z. Quindi non è andata come previsto. Posso colpirlo. Posso sbloccare. No! Mi ha ridato lo stesso. No! Devo prendere un altro. Arrenditi. Ok. Tempo scaduto. No. Condizioni non soddisfatte. Oh mio Dio.
Vediamo se ha funzionato. Ecco infatti! Trunks combatté contro Dalbula, ma all'improvviso lui e Babidi fuggirono. In verità Babidi aveva assorbito la loro energia durante la battaglia. Trunks si scagliò contro Dalbula, il quale cercò di orientarlo. Trunks! Sono stato io. Kibit! Trunks, ma stai bene? Kibit! Chi avrebbe immaginato che potessero fare una cosa del genere? Kibit protesse Trunks al terribile raggio con il suo corpo. Lo aveva salvato da un raggio, ma ce n'era un altro in arrivo. Ok, Oddio, eccolo qui, è arrivato Majin Buu, distruggi quella città. Majin Buu era rinato ma presto uccise Dalbula. Inizialmente Buu servì Babidi ma poi lo uccise e senza un padrone Buu continuò a distruggere per puro divertimento. Accidenti, guardate cosa è successo mentre ero via nel lasso di 10 secondi. Era ferito ma era l'unico in grado di fermare Majin Buu. Dai. Non perderò. Ah, quindi io sono Majin Buu. Ehi, non mi colpire. Che mossa della Madonna. Non so come l'abbia attivata, ma ho vinto. Yeah. E ho ottenuto una bella Z. Adesso non sbaglierò a cliccare a caso di nuovo. Sfondo numero 13 acquisito. 3 nuovi oggetti disponibili nel negozio che ovviamente dovremo andare a vedere. Ok, quindi, fine, vediamo un po'. Con la morte di Trunks il destino del mondo era ormai segnato. Buu distrusse prima la Terra, poi l'universo. Infine, il Kaioshin. Chi avrebbe potuto fermare Buu? Era morto da tempo. Presto il mondo sarebbe svanito nel nulla. Ah, ok, va bene. Quindi questo è il primo finale alternativo per il primo capitolo. Avete visto che cosa succede? Si può sia giocare normale che ottenere dei capitoli a parte. Quindi molto bello. E volevo andare tecnicamente a salvare. Sì, volevo andare a salvare così da non perdere ovviamente i dati all'improvviso, perché non mi va proprio di ricominciare da zero. Anche se abbiamo fatto pochissimo tempo di capire giusto due cose. E ragazzi, questo era il primo video... Madonna, che brutta voce. Era il primo video di Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Ovviamente lo migliorerò, metterò poi dai prossimi episodi una bella grafica, magari metto anche la webcam, faccio un po' di cose in più. Nel frattempo vi do l'appuntamento al prossimo video, che sarà magari o un gameplay o quant'altro. Nel frattempo vado a finire di scrivere cose e niente, quest'anno sarà un anno più incentrato sui gameplay e meno videoserie, ma tranquilli che arriveranno. Qui da Teo è tutto, un saluto e mettete mi piace. Ciao ciao!